Allora, io credo che ogni esperienza, ogni squadra, ogni situazione sia diversa, quindi sono due situazioni assolutamente diverse. Noi abbiamo avuto un cambio di proprietà all'ultimo momento, fine campionato l'anno scorso, in cui abbiamo costruito la squadra in 30 giorni, 30-40 giorni. E finita alla fine, no? Alla fine del mercato. Io credo che per fare delle analisi, ma quello è il mio pensiero, per fare delle analisi oggettive e giuste, bisogna partire dalle ambizioni e dagli obiettivi che vengono posti all'inizio, e mi sembra che la società ha detto più riprese alcuni discorsi che talvolta vengono dimenticati. Noi veniamo da due partite brutte e quindi questa è la nostra colpa. Abbiamo fatto un mese e mezzo, due, ad altissimo livello e forse questa è stata la nostra colpa perché le aspettative si sono alzate. Ma questo fa parte del calcio, non è colpa di nessuno. Quindi noi se abbiamo dimostrato di giocare in un certo modo, dobbiamo dimostrare di saper giocare ancora in quel modo là. Quindi l'ideale sarebbe per fare tutte le partite e saremo dei fenomeni. Siccome non mi sento un fenomeno, mi sento un allenatore che lavora tutti i giorni, che sta seguendo i programmi della società perché stiamo valutando e dando un valore, oltre a averli valorizzati ai nostri giovani, per posizionarli laddove ci possono in futuro dare anche, oltre al presente, darci un valore, capire che valore hanno pure questi, no? Quindi gli obiettivi, la squadra come sta crescendo, i giovani come stanno crescendo, l'identità che c'è una squadra, fino a 2 settimane fa sembravamo, no? Era tutto perfetto. Si sa che quando c'è una squadra così ci possono essere, no, che ci sono degli alti e bassi, dobbiamo essere bravi a gestirli. Noi internamente, se voi ci date una mano, ci date un favore, ci fate un favore. Se non ci date una mano e ci avete un'altra visione, si rispetta e si va avanti. Ma sono step per, no, step per crescere e per valutarci. Noi, la società valuterà me, io valuterò i calciatori, insieme si valuteranno i calciatori. E si dà un livello rispetto a quello che pensiamo. Però tutto partendo dagli obiettivi e da quali erano le aspettative. Le aspettative quali erano? Andate in transizione, Non lo so, transizione non piace a nessuno, però ambizione, però sapendo che ci possono essere delle difficoltà, perché senza obiettivo preciso però. l'obiettivo è quello di migliorarsi, capire laddove dare un valore alla nostra rosa, ai nostri singoli, farli crescere. Mi sembra che anche i nostri giovani siano cresciuti abbastanza, no? Ci hanno dato una grossa mano, creare un senso di appartenenza, avere un buon feeling con i tifosi, cosa che non siamo stati in grado di fare nelle ultime 2 partite, ma prima l'avevamo fatto e lo torneremo a fare, però a volte mi sembra che ci sia un'esagerazione, un'esasperazione, ingigantire, no? Questa forbice del bene e del male per fare notizia. A parte tutto del gioco, l'accettiamo. Io personalmente non, mi dà carica, ma non perdo l'equilibrio. La squadra non deve perdere equilibrio in questo, deve avere quella rabbia per ritornare a giocare a certi livelli, come ha dimostrato di saper fare. Questo è quello che penso.